Il livello di progresso, il senso di responsabilità di un paese, si misura anche dalla sua capacità di intrattenere un rapporto armonioso con l'ambiente, ma anche di rispettare e proteggere la natura intesa nella più ampia accezione: la terra, l'acqua, l'aria, gli alberi, il verde, gli animali selvatici e quelli domestici. Secondo il sondaggio RISPES del 2011, la maggioranza degli italiani, 87%, prova un sentimento affettuoso, positivo, rispettoso verso gli animali, tanto che il 42% dei cittadini tiene in casa un animale domestico. Da tempo è provato che la vicinanza di un animale giova moltissimo agli esseri umani, grandi e piccoli, a livello fisico e a livello psichico. Non a caso, il regalo più chiesto dai bambini e loro genitori è quello di un cane o di un gatto. Ben conosciuta inoltre l'importanza della pet therapy per aiutare i malati, sia nei casi di malattie fisiche o della psiche o della disabilità. Allora, senatrice, è una campagna importante che si rinnova ogni anno. Qual è l'obiettivo? Ma il Senato con molta forza sostiene una campagna contro l'abbandono e contro il randagismo, un fenomeno terribile e molto crudele che purtroppo in un momento di crisi come questo può diventare anche più grande. Sappiamo che i nostri animali d'affezione spesso sono l'ultima, unica compagnia di persone sole, anche le meno abbienti. Sappiamo che la crisi incide sulle persone meno abbienti ancora con più forza e quindi che il Senato e il Ministero della Salute sostengano questa campagna promossa anche da Miss Italia, che nelle sue oltre 600 piazze parlerà di questi temi, ci sembra un dato assolutamente significativo che può aiutare a capire bene quello che bisogna non fare, ossia non lasciare i nostri animali soli e abbandonati. E anche voi intervenite in questa importante campagna contro il randagismo, perché? Ma è perché alla fine c'è un concetto di fondo che io credo che sia fondamentale, che è la responsabilità che hanno gli esseri umani degli animali di cui si prendono carico. La nostra associazione si occupa essenzialmente di cavalli, ma il ragionamento non è così diverso. Se si decide davvero di prendersi la responsabilità di un animale, questa è per sempre, per tutta la vita. Nel caso dei cavalli questo va ben oltre, per esempio, la loro prestanza atletica. Siamo in un momento di crisi in cui, come qualcuno ricordava, c'è il rischio che i primi ad essere abbandonati per motivi economici siano proprio gli animali. Purtroppo sì, e specialmente, specialmente cavalli, che sono evidentemente animali costosi. È un reato comunque e quindi va perseguito.